Il 13 aprile, come sapete, ci sono le elezioni e mai come in questa occasione è necessario scegliere bene le persone a cui assegnare la propria fiducia. L'attuale sistema colloca la regione a livello delle istituzioni principali dello Stato, dal Senato alla Camera al Quirinale, e quantomeno sul fronte delle retribuzioni. Non facciamo confronti tra chi è paperone al massimo livello e chi è comunque tra ricchi e ricchissimi, diciamo, ma certamente l'inchiesta che abbiamo pubblicato sul nostro giornale, a firma di Stefano Polzotta nei giorni scorsi sul Messaggero Veneto, sul quanto percepiscono i consiglieri regionali, quanto andranno a percepire dopo il voto del 13 aprile, fa riflettere. In un momento in cui ci avviciniamo a una Pasqua caratterizzata da una crisi dei consumi, da una ondata di sconti dalle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese, vediamo che nonostante i libri di successo sulla casta, nonostante tutte le polemiche, gli stipendi dei consiglieri regionali, che sono 60, e quindi un numero abbastanza rilevante se si tiene conto che l'intera popolazione del Friuli Venezia Giulia non è pari nemmeno alla metà di quella di una città come Milano. Questi 60 consiglieri prendono degli stipendi da 8.000 euro al mese, 8.000 euro al mese a cui una somma a cui vanno aggiunti i vitalizi, a cui vanno aggiunti prebende, e sul fronte dei vitalizi va detto che per chi fa un solo mandato da consigliere regionale e al compimento dell'età da cui parte questo vitalizio ai 60 anni può ricevere 1.700 euro al mese, appunto vitalizio per tutta la vita. Chi arriva a fare 4 mandati riceve più di 4.000 euro, in mezzo ci sono degli scaglioni che superano i 2.000 euro, eccetera. La cosa che poi fa ulteriormente riflettere è questa: anche in caso di percepimento del vitalizio all'età di 55 anni, la riduzione è del 5%. Cioè, mi spiego meglio: in un'epoca in cui si va in pensione sempre più in là con gli anni, in un'epoca in cui le riforme pensionistiche, perché il paese invecchia, la natalità non aumenta, il problema delle persone anziane che percepiscono la pensione sempre più numerose, che gravano sulle casse dello Stato, mentre si studia come far fronte a questo fenomeno, cosa succede? Che diamo dei vitalizi a persone che fanno 5 anni di mandato in consiglio regionale, bastano 5 anni di mandato e possono percepirli dall'età di 55 anni, con un calo di questo vitalizio solo del 5% su 1.700 euro al mese. Beh, cosa dire, basta passare una mattinata all'ufficio postale per rendersi conto degli importi medi delle persone e per rendersi conto ancora una volta di quanto la classe politica sia lontana dalla gente e dalle sue necessità. Quindi, cosa dire, il 13 aprile, quantomeno mettetevi una mano sulla coscienza e cercate di scegliere bene, perché andiamo a fare un altro giro di paperoni, insomma, speriamo che almeno se lo possano meritare.